Questa è CRT. One, two, three, four.
Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta, e forse non basta. Ti confesso d'avere paura, e non mi era ancora successo. Paura del mondo, di te e a volte anche di me stesso. No, 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 non passa. Abbiamo un battito che batte come un martello pneumatico in noi. Ma se lo controlli col senno di poi, non batterà mai. Abbiamo un battito sano che ci prende la mano, come una moto che va contro vento in velocità, è un rischio si sa. Se questo mondo non è mai come lo volevi tu, se ti vien voglia di gridare non fermarti più. E il battito animale batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé. Quello che non smette di picchiare fino a quando non sarà il tuo battito normale, quell'istinto naturale che c'è in te, dentro te. Batte ogni volta che suono con la mia band, batte più forte, batte fino alla morte, a volte batte nella musica pop, e va contro il tempo, è la parte di te più vera che c'è. E allora prova a lasciarti andare che ti sale su. Va dritto al centro del tuo cuore, non si ferma più. E il battito animale batte come non ce n'è, e c'è un tiro micidiale che ti prende, che ti porta via con sé. Lo che non smette di picchiare fino a quando non sarà il tuo battito normale, quell'istinto naturale che c'è in te, sì, dentro te. Batte, ribatte, che sa di tribale, è il nostro essere naturale che batte, 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 si ribella a questa nostra vita, mondo che ci ha cambiati molto, sì, ma non fino in fondo. No, 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 non passa. E allora batte, 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 interminatamente batte il tuo animale che nella gente, e se lo vuoi ascoltare, ti dirà no, 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 non passa. No, no, non passa. Abbiamo un battito sano che ci prende la mano, a volte batte nella musica pop, che va contro vento in velocità, è un rischio si sa. No, 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 non passa. Abbiamo un battito che batte come un martello pneumatico in noi, non passa. Ma se lo controlli col senno di poi, non batterà mai. No, 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 non passa. Abbiamo un battito sano che ci prende la mano, come una moto che va contro vento in velocità, è un rischio si sa. State ascoltando CRT. Il radiogiornale è offerto da Famevo Cosmetics, regalati l'efficacia di una crema all'olio di radice. www.famevo.it.
radiogiornale di CRT è a cura di Federico. Le news di venerdì 4 maggio. Una studentessa milanese di 17 anni è caduta da una finestra dell'albergo in cui era ospitata la sua classe in gita scolastica a Napoli dopo aver fumato uno spinello. La giovane, che ha riportato una frattura al bacino, dopo essere stata ricoverata d'urgenza, è stata trasferita all'ospedale Niguarda a Milano. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Napoli. Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto all'interno di un'autovettura data alle fiamme nella zona del Monte Taburno, nel comune di Caudano, provincia Benevento. Sul posto sono giunti i carabinieri, che stanno lavorando per identificare la vittima. La Corte dei Conti della Puglia ha sottoposto a sequestro conservativo beni fino a un valore di 3,7 milioni dell'avvocato barese Marco Vignola, ex curatore fallimentare della società Nova Tessile SRL. In circa un decennio di gestione della procedura fallimentare, Vignola si è appropriato di oltre 1,5 milioni di euro, dei quali, a seguito di indagine penale conclusasi con il patteggiamento, ha restituito 835 mila euro, lasciando un buco di oltre 670 mila euro. Insospettabili esercizi commerciali, come un negozio di abiti da sposa, utilizzati come deposito di droga. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Potenza, che ha portato all'arresto 36 persone, 22 in carcere e 14 ai domiciliari, facenti parte di un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Basilicata e Puglia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili di Benevento hanno tratto in arresto in flagranza di reato 4 giovani tra 23 e 27 anni, tra cui 2 donne. Solo uno dei ragazzi aveva precedenti penali. I militari hanno sorpreso i 4 mentre stavano prelevando materiale didattico. Individuato il tallone di Achille dei tumori, è una proteina sosia di quella prodotta dalle cellule sane in condizioni di stress. Bloccandola si innesca l'autodistruzione delle cellule malate. Come hanno indicato i test sui topi, individuata nel tumore della prostata, potrebbe essere comune a molte forme di cancro. La scoperta si deve al gruppo di ricerca dell'Università della California a San Francisco, guidata dall'italiano Davide Ruggero. I ricercatori hanno individuato un composto che riesce a bloccare l'attività della proteina. Nei topi i tumori della prostata hanno cominciato a ridursi entro 3 settimane dal trattamento. Il prossimo passo sarà sperimentare il composto sull'uomo. I ricercatori sperano di cominciare i test entro un anno. Era l'ultima notizia per questa edizione. Buon proseguo con CRT. Il radiogiornale è stato offerto da Famevo Cosmetics. Regalati l'efficacia di una crema all'olio di radice. www.famevo.it. Stai ascoltando CRT. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Tra una festa per single e l'altra... Non smetti mai di ballare tu, sei bellissima, ti adoro. Arriva una nuova coinquilina, Jean. Antoine. Con 2 piccoli imprevisti. Teo, 8 anni, Lu, 5 anni. E improvvisamente la vita cambia. Questa è guerra, ragazzini. O forse no. Famiglia allargata, dal 17 maggio al cinema. Per la prima volta al cinema, il primo film con la voce di ben 26 doppiatori famosi. Siamo fortissimi! Gianpaolo Morelli, Cristiano Malgioglio, Barbara D'Urso, Marco Bocci, Nino Frassica, Ale Franz, Lucia Ocone, Giulio Verruti e tanti altri vi aspettano con Show Dogs. Entriamo in scena. Amore, abituati, la bellezza naturale non esiste, credimi. Dal 10 maggio al cinema. Ciao a tutti, sono Frank Matano ed ho fatto un film che si chiama Tonno Spiaggiato. Nel film la mia ragazza mi lascia e per riconquistarla cerco di uccidere un membro della sua famiglia. Perché, vi starete chiedendo? Beh, guardate il film e lo capirete, giuro che ha senso. Tonno Spiaggiato, dal 10 maggio in tutti i cinema e mi auguro su nessun sito pirata. Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. CRT, la web radio 2.0. Il programma è offerto da Il Vino. È il frutto di tradizione, conoscenza e amore per un territorio. Tutto questo in una bottiglia di Cantine Lonardo, a Taurasi, Avellino. CRT presenta Frammenti dal passato,
Viaggio tra parole e musica per siti archeologici della Campania, ricchi di storie di magia ma quasi del tutto sconosciuti al grande pubblico. In studio, gli archeologi Sandra e Flavio. Buonasera amici e bentornati all'ascolto di Frammenti dal Passato, una trasmissione archeologica che parla, narra, cinguetta di cose, di genti e di terre antiche ed è chiacchierata da Sandra e da Flavio. Buonasera a tutti voi, bentornati alla nostra meravigliosa trasmissione. E naturalmente è bello che ce lo diciamo da solo, perché naturalmente Davide è d'accordissimo con allora, noi. Allora fermati, salutiamo il nostro regista che questa sera abbiamo l'onore come regista di avere il nostro grande capo, il grande capo di Cosmo Radio Taurasi, il presidente CRT, allora, presidente Davide Iannuzzo. Non so come Davide la prenda bene, grande capo, presidente operaio, potremmo dire pure. Ma che cazzo stai a dire? Diciamo che Davide è un po' l'anima di questa radio, davvero, insieme ad altri ad altre persone veramente che con lui collaborano in modo molto molto stretto e fanno sì che questa radio, che è l'anima di questa terra, possa andare avanti. Quando hai detto anima mi è venuto in mente un po' Dorian Gray, chissà perché. Quindi Davide anche questa sera sappiamo che è un grande appassionato di archeologia, che segue tutte le nostre puntate con grande interesse e che cerca effettivamente di esserci sempre quando ci siamo noi, e quindi ci stava ascoltando con interesse. Anche perché questa sera torniamo nella nostra terra, nella terra mia elettiva, ma nella terra di origine di Davide e tua Sandra, no? Perché dopo che abbiamo girato un po' per la Campania, tra la costa e le città del lago Campano, della Campania settentrionale, ora torniamo in Irpinia, no? Eh sì, torniamo nella nostra amata Irpinia e oggi racconteremo proprio di quella terra che si trova all'ingresso dell'Irpinia moderna, Flavio, ma anche dell'Irpinia romana, no? Quella che poi in età augustea apparterrà alla Reggio Seconda, alla Puglia più che alla Campania. Parleremo proprio di questa terra. E lasciami dire, mentre l'altra volta io sono stato l'ospite d'onore, oggi sei tu l'ospite d'onore. Sì, ci siamo un po'. Un fatto di eguaglianza, in realtà, di bilanciamento, ma più che altro perché è bello parlare un po' di tutto quello, sia di quello che ho studiato io, sia di quello che ha studiato tu, perché sono argomenti interessanti, importanti, ed è bello comunicarli, no? Eh sì, a volte diciamo cerchiamo di parlare un po' delle nostre ricerche, dei nostri studi, quelli che possono un po' più interessare il largo pubblico. Spesso però, la maggior parte delle volte, ovviamente cerchiamo di avere degli ospiti. Assolutamente sì. Ma questa sera, come hai anticipato tu, parlerò un po' più io, perché vorrei appunto raccontarvi di studi che sto facendo nel territorio e che parlano proprio delle strade antiche che andavano a irraggiare questa terra. Già quando partiamo argomento di strade, penso che sia un argomento affascinantissimo, specialmente l'Irpinia, perché tutti quanti ne parliamo come la terra di passaggio, una terra comunque che è necessaria per collegare tante parti d'Italia e collegare specialmente le due sponde. La terra di mezzo, la nostra grande amata Irpinia. Ma amici, questo racconto lo dipaneremo dopo l'ingresso musicale di questa sera, che permettermi, Flavio, ritorno ad un antico, antico amore. A dopo! Una bellissima versione. Thank you.
di rosere a fara, di rosere a fara, di rosere a fano bello giardine. No bello giardine, di rosere a fano bello giardine, dorni di rindorni lei, dorni di rindorni lei. Dormi in dormi lei ai amorare. Lei ai amorare, dormi in dormi lei ai amorare. Di prete preziosi e ori fini a metà della capanna, metà della capanna. Metà c'è la cabanna brava fontane. Una brava fontane, metà c'è la cabanna brava fontane. Ehi, ehi, fa corri l'acqua, ehi, ehi, fa corri l'acqua, ehi, ehi, fa corri l'acqua, sorgenti ve. Pippo è sua divintata, Pippo è sua divintata, Pippo è sua divintata, no uccello, può fare mano sua, non andò poi bella Madonna, ma l'ha fatta innamorare la capnatura e lo parla, si bella non ci vive, innamora non mi faceva, ma voglielli, voglielli, voglielli. Giù e sta ingagnata che fuori a me, mamma da lo sape lo puoi risciare pure a me, si bella d'un giuivo innamora non mi faceva, ma giù e sta ingagnata che fuori a me. Infatti è un falso storico quello di Sanno di Filippina, è tutto un falso storico. Ne possiamo dire la prossima cosa. Na, 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 na. E quindi amici torniamo alla nostra trasmissione a Frammenti dal Passato. Però prima volevo tranquillizzare, io non canto, quindi non vi preoccupate, canterà solo Sandra. No, no, assolutamente non mi permetto, ognuno fa il proprio mestiere. Però insomma così abbiamo fatto un ingresso musicale tornando un po' agli amori di questa terra e di tutte le terre del sud, no? Le tarantelle, con una meravigliosa tarantella del Gargano. Allora, e ora torniamo nel nostro territorio, in questo che è la nostra parte di Irpinia, perché appunto è importante capire che noi stiamo in una zona ben molto particolare, come giustamente hai detto tu, nella terra di mezzo, e in questa zona che faceva parte per un lungo periodo di tempo della tribù Irpina, come tutta una grande parte del Sannio e come una parte dell'Irpinia, mentre dall'altra parte invece ci stanno, già dopo Ariano potremmo quasi collocare quell'altra tribù che sono i Dauni, ma è una tribù che appartiene appunto alla Puglia. Andiamo abbiamo detto, tra il limite, perché qua stiamo in una terra non solo di mezzo ma di confine, tra la Reggio prima, che era la Campania e Lazio nella divisione Augustea, e la Reggio seconda, che era appunto Apulia e Calabria, giusto? E infatti ancora oggi, Flavio, noi ci troviamo proprio
al confine tra le province di Benevento e la provincia di Avellino. Cioè noi adesso siamo in questo momento fisicamente io e te a Taurasi, parleremo di questo territorio, del territorio dell'antica Eclano, che aveva dei limiti, soprattutto dei limiti fisici, e uno dei quali era il fiume Calore. Fiume Calore che divideva appunto il territorio di Eclanum da quello poi di Benevento. E ancora oggi questo fiume separa la provincia di Avellino e la provincia di Benevento, quindi noi parliamo del territorio all'ingresso dell'odierna Irpinia, questo territorio che in età romana apparteneva appunto alla città di Eclanum. Sì, perché ricordiamo che immediatamente noi abbiamo un documento importantissimo che ci parla del sistema viario italiano, ma in senso ampio, romano, mediterraneo, che è la tavola poitingeriana. Mm-hmm. E nella tavola poitingeriana noi abbiamo i vari centri che sono attraversati dalle varie strade, e qua abbiamo appunto che attraversata da quello che doveva essere la via Appia e poi la via Appia c'era Benevento, poi c'era il ponte sul fiume Calore, mm-hmm, che è proprio segnalato nella tavola poitingeriana, e poi immediatamente dopo Eclanum. Quindi questa era la topografia del territorio in età imperiale romana, chiaramente. Questa tavola di cui parli praticamente è una specie di carta geografica dove è disegnata proprio, sono disegnate le strade e poi in modo schematico le varie città o le stazioni dove praticamente passava questa strada, ed è molto molto bella. Noi l'abbiamo in una copia medievale. Se non vale, è intorno al X-XI secolo, se non vale dato, però non voglio dire sciocchezze. Sembra XII, però io non abbiamo questa versione più tarda di una tavola tardo antica. Effettivamente tu hai anticipato anche un po' l'argomento. Noi questa sera non parliamo proprio soltanto di Appia in questo territorio, ma di tanta viabilità, no? Di un sistema viario che caratterizza questo territorio da sempre, perché poi c'è una puntata speciale che avremo il 15 maggio, il 15 giugno, caro Flavio, sebbene che sarà nostro ospite il professore Alfonso Santoriello dell'Università di Salerno, che da anni scava insieme alla soprintendenza archeologica ed intaga nel territorio di Benevento la via Appia, e quindi ci racconterà delle sue indagini, e sarà l'occasione proprio per parlare di questa strada proprio per bene, no? Però ecco, questa sera, visto che un po' di tempo che sono immersa nelle ricognizioni, nelle ricerche sul territorio, che non esco più la domenica, che ti dico sempre Flavio, non posso uscire perché sto studiando, devo scrivere queste cose, ecco, forse è bello anche un po' chiacchierare di queste ricerche. Ah, che assolutamente ne dici, Flavio? Sì. Anche perché poi appunto il territorio alpino è spesso sottovalutato, ma anche perché si sa ben poco, e quindi fai un'opera meritoria che voglio assolutamente sottolineare, perché veramente ci stanno pochissime pubblicazioni riguardante Eclanum e territorio di Eclanum, e tu sei tra quelle che ha pubblicato di più su questo territorio, quindi è fondamentale dirlo e ripeterlo più volte questo dato. Certo, adesso siamo felici perché le ricerche sul territorio si sono intensificate, ci sono università che scavano, ci sono nuove ricerche, quindi effettivamente questo ci dà molta gioia, perché speriamo di poter avere poi sempre più chiaro il quadro di questo territorio negli anni, no Flavio? Perché è importante, no, che ci siano tanti ricercatori, tante persone che poi studiano per poter incrociare i dati, per poter confrontarsi. Anzi, approfittiamo per salutare Ferdinando De Simone, no? Che è il coordinatore di questi scavi, che scavi di Eclanum, infatti anche il professore Santoriello, che sta avviando nuove ricerche sul territorio. Insomma, quindi veramente tanto fermento, no? C'è poi il professore Ceraudo dell'Università del Salento, che studia poi tutto quel territorio di Grotta Minarda, di Ariano. Insomma, veramente ultimamente questo territorio, che era un territorio interno, un po' lasciato nel dimenticatoio, è come se fosse un po' di nuovo al centro di quel fermento di ricerca che aveva visto già un po' negli anni 50. E in effetti noi dell'Irpinia sappiamo ancora, dell'Irpinia attuale, attenzione, la sappiamo ancora veramente poco. Dico Irpinia attuale anche per sottolineare, ne stiamo discutendo fuori onda con Santa, per sottolineare il fatto che naturalmente noi dobbiamo prendere in considerazione che quando parliamo di Sannio e di Irpinia
parliamo di una divisione per territori che è assolutamente moderna, perché gli Irpini erano, come basta prendere qualunque libro di storia, erano una delle tribù con Penti, Caricini e Caudini che costituivano una lega sannitica, e gli Irpini in realtà occupavano un'amplissima parte di questa zona e anche un'ampia parte, sottolineo, della zona del Beneventano. Mm-hmm. E l'Irpinia è comunque una terra fondamentale, perché uno, i Romani ci hanno passato veramente un secolo per poterla sottomettere e conquistarla. Quindi, visto che c'è stato tante battaglie, ci sono stati tanti conflitti, sicuramente loro hanno dovuto e hanno lasciato un'impronta forte che purtroppo non cogliamo semplicemente per una carenza più di ricerche, certo, che reale carenza di dati materiali, perché dovunque in qualche modo andiamo a spulciare, andiamo a vedere dai documenti, dalle carte, ci rendiamo conto che un po' in qualunque, quasi in qualunque comune dell'Irpinia ci stanno evidenze romane che in realtà non conosciamo, giusto? Ma sì, ma poi, come dicevi tu, effettivamente è lo stato delle ricerche che ci dà un po', ci cala un po' il velo sugli occhi, perché non solo i documenti, ma anche gli scavi di emergenza, no, che si fanno in continuazione nel territorio, ovunque si scavi in Irpinia, soprattutto in questa parte dell'Irpinia, ovunque si scavi si incontrano delle evidenze archeologiche e delle tracce poi di età romana. Bisogna poi tener conto, Flavio, che questa è una terra, l'Irpinia, in movimento, che danza sempre, no? E quindi una terra che ha visto diverse distruzioni a causa dei tanti terremoti e ricostruzioni, e quindi questo è anche poi una delle cause principali, oltre al fatto che siamo in zone interne, per carità, quindi non c'è la monumentalità della costa, ma anche questo fatto, no, di questa terra ballerina fa sì che poi noi abbiamo tanto di ricostruito, e spesso anche in passato tante cose sono state distrutte e poi ricostruite, quindi in parte anche questo è soprattutto lo stato della ricerca. Eh sì. E ovviamente purtroppo si preferisce sempre investire sulla costa. All'interno noi facciamo scavi ormai solamente per necessità, scavi che non sono finalizzati a se stessi, ma si scava perché si deve fare un'opera pubblica, si deve fare un'opera privata, e allora prima si deve fare l'indagine archeologica, quindi è sempre, come dire, per il rotto della cuffia che riusciamo a capire e a scoprire qualcosa. Ultimamente Flavio si è fatto un grande scavo, una grande indagine archeologica in quest'area, nella zona di Grotta Minarda, grazie ai lavori progettati dalla Ferrovia dello Stato, Italfer, che ha intenzione di fare nella Valle dell'Ufita una grande stazione. E quella zona è stata sondata, ha dato dei risultati bellissimi, di cui ovviamente noi non possiamo anticipare nulla, verranno pubblicati, verranno sicuramente presentati dagli addetti ai lavori, no? Dalle quali c'eri anche tu. Sì, certo, io ho avuto la fortuna di poter scavare, ma sicuramente i funzionari poi a suo tempo daranno queste notizie bellissime. Mm. Quindi una terra ricchissima, Flavio, la nostra. E sono curioso di sapere tu, in queste passeggiate tra le campagne di questo territorio, che cosa hai trovato, cosa hai rinvenuto e cosa hai scritto di queste tue lunghe passeggiate studi. E allora, Flavio, noi sappiamo che l'Irpinia, come hai detto tu, è una terra di mezzo, interessata da tanti, 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 tanti percorsi, tante strade. E su queste strade io ho passeggiato, ma di queste cose posso raccontartele solo dopo il brano musicale che hai scelto tu. 1, 2, 3. Inside my head, I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, out of the way that things have been. Oh, second thing, second, don't you tell me what you think that I should be. I'm the one, if they say I'm the man.
master of my CO. Oh, the master of my CO. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few who look at me, took on me, shook on me, feeling me, singing from heart, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the to a dove, oh, yes, your spirit up above, all. Oh. Yeah, I was choking in the crowd, building my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, open my feelings, they would drown, but they never did, definitely, definitely flowing, inhibited, limited, till it broke up and it rained down like pain, you made me, yeah, you made me a believer. Of the future, the blood in my veins, oh, you're the blood in my veins, oh. It never did ever lift up and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like pain. You made me, you made me a believer. Ed eccoci qua a Frammenti dal passato. Stasera si parla di strade, di antiche strade in Irpinia, in quella terra di mezzo e precisamente all'ingresso dell'Irpinia, dopo il fiume Calore, dopo il territorio di Benevento. Flavio, allora, a Mirabelleclaro, tu lo sai che c'è un vallone? Un vallone che oggi si chiama il vallone di Mirabella, che da proprio dove siamo noi, amici, noi ci troviamo a Madonna delle Grazie, nel comune di Taurasi, ma al confine con quello di Mirabella. Ebbene, a pochissima distanza, qualche centinaia di metri, amici, dalla sede di questa meravigliosa radio immersa nel verde e nella natura, c'è questo vallone. E su questo vallone, sul costone di tufo che torreggia sul vallone, è scavata un'antica necropoli. La necropoli, Flavio, di Madonna delle Grazie, di cui abbiamo parlato, no? Di 5.000 anni fa, dell'età neolitica, proprio su questo vallone. E ti ricordi, Flavio, che a Madonna delle Grazie, in questa necropoli, gli archeologi hanno trovato oggetti della cultura del Gaudo, ma anche di Laterza, cioè della Puglia? Assolutamente, noi abbiamo parlato appunto della necropoli di Madonna delle Grazie, abbiamo parlato del fatto di come questa zona è attraversata da un sistema viario, se possiamo dire così, anche ante litteram,
che comunque va da una parte all'altra dei mari, del Mar Adriatico e del Mar Tirreno, e quindi comunque all'interno di questa particolare terra è stato trovato appunto materiali che vengono sia dal Tirreno, sia dalla costa tirrena, sia dalla costa adriatica, e qua non a caso, e non di oggi appunto, stiamo parlando di 4000 anni avanti Cristo, sì. Quindi non posso non osare immaginare poi quando in una situazione come quella dell'impero romano poi cosa succeda. Cioè, nell'età neolitica noi già abbiamo questa circolazione di oggetti, anche no? Anche di merci. Sì, di oggetti lontani tra di loro, che ci fanno capire che questo era un luogo di passaggio. Questo vallone, evidentemente, c'era un percorso che lo costeggiava. Su questo percorso i nostri antenati sono andati ad insediarsi, e su questo percorso questa gente antica camminava e si spostava da un posto all'altro. E poi c'è un antico tratturo, un tratturo antichissimo. In realtà io questa strada la faccio pure spesso per andare, quando vado a correre, quando mi diverto a passeggiare per questa zona, tra Madonna e la, infatti pochi sanno, e tra Madonna e le Grazie e Calore c'è proprio una piccola stradina che si fa tutto, si costeggia tutto questo vallone, lo sfrutta tutto quanto. Infatti. E infatti vediamo proprio, ci sta praticamente, si costeggia queste due speroni di roccia, e questa strada costeggia un piccolo fiumiciattolo che parte da Calore e arriva proprio in questa zona qua, giusto? È una strada bellissima, ricca di boschi, sì, infatti, lungo la quale si incontrano delle evidenze archeologiche straordinarie appartenenti a diverse epoche, perché tu incontri la necropoli neolitica di Madonna delle Grazie. Dopo vai verso una zona che si chiama la Senzolosa, carissimo Davide. Senzolosa appunto significa scarmigliata, e sicuramente questo toponimo fa riferimento alla vegetazione fitta che c'è in quella zona. Ci sono dei pioppi secolari altissimi. E in quella zona sono scavate altre grotte, probabilmente preistoriche, e c'è addirittura un insediamento cultuale, religioso, alto medievale. Sì, caro Flavio, questo non lo sapevo. Sì, sì, c'è un piccolo contributo che ho pubblicato in un convegno, si chiama questo, in occasione della SAMI, la Società Archeologi Medievisti Italiani, che si riunisce ogni 3 anni. In uno di questi, convegni, di queste riunioni, ho fatto questo piccolissimo contributo dove ho dato la notizia di questo insediamento. Sono delle grotte scavate nel tufo di età tardo antica alto medievale. Abbiamo dei segni di croci greche inscritte, poi abbiamo dei cristogrammi e abbiamo delle tombe. Quindi era un insediamento cultuale rupestre, probabilmente c'è una sorgente d'acqua lì vicino e sopra al vallone. È un luogo veramente bello e affascinante, e addirittura ci sono delle lettere che sembrerebbero lettere greche. Le ho fatte vedere, fatte studiare alla professoressa di paleografia latina di Salerno, la professoressa Maria Galante, che appunto mi dava conferma di queste lettere greche. E quindi non meraviglia la presenza, molto affascinante, capisci? Perché è lungo la stessa direttrice viaria. Dicevo, non meraviglia la presenza di lettere greche, perché siamo, in che periodo stiamo? Abbiamo detto intorno al VI secolo. Dovremmo essere intorno al VI VII. Quindi siamo nella fase a cavallo tra il momento del dominio bizantino nel territorio, sì, l'inizio del dominio longobardo, sì, sostanzialmente. Purtroppo è un sito che non è stato scavato, ovviamente si vede pochissimo, si vedono delle absidi scavate nel tufo, queste cose. Si sa che è stato scavato negli anni 50 da un signore medico che amava molto l'archeologia, ma non abbiamo alcun dato, alcuna documentazione, purtroppo. Quindi non possiamo dire tanto, però anche questo posto è molto interessante, perché in antico si chiamava San Michele, e ancora oggi i contadini del posto lo chiamano all'angelo, a Michele. Quindi probabilmente poteva essere un insediamento micaelico, e forse, chissà, un piccolo sito dedicato a San Michele lungo una strada santuariale più grande che poteva portare al famosissimo santuario di San Michele al Gargano. A Taurasi, Flavio, lungo la stessa direttrice, abbiamo una località che si chiama San Michele. Poi abbiamo Sant'Angelo all'Esca, abbiamo Porta Sant'Angelo. Sant'Angelo. Cioè abbiamo tanti
posti dedicati all'angelo lungo lo stesso asse viario. Quindi questo ci fa pensare che veramente potremmo essere in presenza come una cosa normale, accade spessissimo, no? Sin dall'età più antiche, anche nel Medioevo, in presenza di un santuario, di un percorso che portava poi a questo santuario meraviglioso, famosissimo, che era quello di San Michele al Gargano. Anche perché poi fondamentalmente Sant'Angelo all'Esca, c'è questa cosa di Porta Sant'Angelo, che è curiosa, perché in realtà Porta Sant'Angelo sta all'opposto rispetto alla direzione di Sant'Angelo all'Esca, perché su Porta Sant'Angelo guarda le nocelle, e praticamente, quindi non, probabilmente non si riferisce... Sì. Alla presenza del Sant'Angelo a Sant'Angelo all'Esca. Territori diversi, sono degli insediamenti diversi. Noi abbiamo ad esempio un documento dell'Ottocento 35, comunque dei primi decenni del IX secolo, interessantissimo, bellissimo, che parla proprio di questo territorio. Una diatriba, un litigio tra il vescovo di Benevento e il monastero di Santa Maria di Logosano, perché tutte e due si contendono il possesso di una chiesa, e in questo documento sono nominate le chiese di San Potito, San Nicantro e Sancto Angelo, e noi sappiamo che questa chiesa di Sant'Angelo si trovava proprio al confine tra Logosano e Sant'Angelo all'Esco, ma era un'altra chiesa, quindi tanti piccoli luoghi che testimoniano la presenza di santuari micaelici o comunque di chiese dedicate all'arcangelo in questo territorio nell'alto Medioevo. Ma continuando lungo questo vallone troviamo un'altra cosa, di cui però racconterò più tardi, dopo questo brano musicale che il nostro carissimo regista sollecita di inserire. Il venerdì e il weekend ascolta Cinema in FM. E se facette un bel vestito, squavi, pesce pulito e pulito, visitando forse pertose, se incontri ragazzi a favore, la palla la facette ammasciata, un matrimonio fu combinato. O sposalizio ci fu invitato, o scolfo no cifre, o pesce spada, a ricessare da maliuna, anguille morene e cavatur, per luzze spine le purpatille, tre le mazzone e ce niente, ora da niente c'è calamare, o delfine facetto compare. Pesce bandiere tutto apparato, la benerita con l'acqua salata, e ho arracine ricetta all'era, finalmente mi si impugliere, vive sposa, paia o pesce cane, tutte le pesce sbattettero in mano, la brasa spasa e spacciamento, a cominciare un festeggiamento. Sette mese l'acqua piglia, che comandava una bella quadrilla, a roba scetta era lì se c'è della, chietta, morri e castagnella, e accorsi insieme alle spose novelle, sa ballare la tarantella, e accompagnata il rovescio salmone, cassa una bluca lasciò. La sardella si sente in avanza, come se fosse una contrattanza, aiuto aiuto a Luca in Alice, questa chiamata alla patrice, cose niente ricetta moderna, che la sposa già è plena, a che figlio strillò barracina, ma ha fatto cornutere Santo Martino.
saccia a Lucca io sbaraglione, sto un crote l'ha fatta con capitone, a Lucca striglia in un parapiglia, tra brisce strane e la famiglia, ma netta la miesa, amici pariente, subito da scendere a bici patiente, e tutte queste le bici invitate, sapice capo l'uno con l'altro. Pogli se canzone, pacra cava ci scelte pegione, e succerette proprio una guerra, lo fuia fuia e lo serra serra, 50 morte e 200 ferite, nati vinto in pericolo e vite, e alla veglietta raddò spaziata, per figlia all'acqua d'urriaca. La sposa per la paura si scrava in una creatura e fu una grande maraviglia perché facetto lo scongiglio e a così si facetto festino lo sposalizzero guarracino e a così si facetto festino lo sposalizzero guarracino guarracino che balandrino. Guarraci malandrino, bene. Ovviamente questo è un brano scelto da me, Il matrimonio do Guarracino, un'antica versione del famosissimo canto Guarracino che narra appunto delle nozze di questo pesce malandrino. Anche se quando sento le canzoni, queste canzoni mi sento un po' anche a casa, no? Certo. Perché sono le canzoni che caratterizzano la zona vesuviana. Che quindi. Meraviglia, che meraviglia, la nostra bellissima terra così colorita. Così vivace anche dal punto di vista musicale. Assolutamente sì. Insuperabile, impagabile. Bene, quindi stavamo raccontando, amici, delle strade antiche in Irpinia, soprattutto all'ingresso della terra di Irpinia oggi, e parlavamo del territorio di Taurasi, di Mirabella e Clano, raccontavamo di questo vallone, il vallone di Mirabella che poi va a finire nel fiume Calore, importantissimo corso d'acqua e anche direttrice viaria, no, di questo territorio, lungo il quale vallone si trovano tantissime testimonianze archeologiche di tante epoche diverse, a partire dalla necropoli neolitica di 5.000 anni fa circa, a un insediamento cultuale forse dedicato a San Michele, con delle grotte, delle tombe altomedievali probabilmente. E poi camminando lungo questa strada, lungo questo vallone, la stradina dove tu corri, caro Flavio, che costeggia il vallone, proprio quasi prima di mettersi nel fiume, c'è un caseggiato medievale. Sì. Adesso tutto pieno di rovi, ma praticamente un caseggiato con delle torri quadrangolari. Delle quello torri che sta sopra al costone o quella... sì, tu non riesci bene a percepirlo perché è pieno di rovi, devi entrare dentro. Però sì, praticamente proprio nel cosiddetto Ponte d'Elia, proprio sì, dove sta il ponticello, a monte. E lì ci sono, c'è questo antico caseggiato che si chiama appunto le torri d'Elia. E evidentemente una fortificazione medievale che forse chissà su cosa si impianta, forse su qualcosa di più antico. Questo lo sapremo soltanto se sarà possibile appunto scavarci. E poco più avanti c'è un posto dove ha scavato anche la nostra carissima professoressa Livadì. E sì, ha studiato questo luogo, perdonami. Diciamo carissima perché la Livadì è un'archeologa, voglio ricordarlo, che ha letteralmente scoperto la fase preistorica, prostorica più che altro della Campania in generale, ma dell'Irpinia anche in particolare, perché ha scavato ad Ariano Irpino. È stata veramente una studiosa importantissima per il nostro territorio. È stata, lo è, speriamo lo sarà ancora in futuro, che potrà fare nuove ricerche in questo territorio. E la professoressa Livadì infatti ha studiato uno scavo che è stato fatto negli anni 50 in quell'area. Sono state scavate delle tombe sempre di età eneolitica poco oltre questo caseggiato medievale delle Torri d'Elia, proprio vicino al fiume Calore. Quindi un'area veramente importantissima. Poi tutta quella zona si chiama Piana dei Greci.
E in quella zona, mentre arano i contadini, emergono sempre ossa, tegole, evidentemente c'è un grande, grande sepolcrito. Poi il fatto che ci siano, che si chiamano greci, già mi fa venire in mente quello che mi avevi detto sulle lettere. Sì, 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 ci fa venire in mente i goti più che altro, no? Sì, e poi... Però stavamo dicendo che c'è anche un antichissimo tratturo che taglia proprio questo territorio. Lungo questo tratturo, proprio a Mirabelle Clano, al passo di Mirabella, in età sannitica c'era un'area sacra dedicata alla dea Mefite. Su questo già partiamo da un altro problema in realtà di questa zona che non mi è molto chiaro. Non sono uno studioso di questa zona, quindi non ne so tantissimo. Però per esempio già non abbiamo in realtà qui fortificazioni sannitiche e non abbiamo evidenze documentate di età sannitica. Quando mi parlo di età sannitica, ricordo, noi parliamo tra il V secolo avanti Cristo e il II secolo avanti Cristo. Tant'è vero che quella fondamentale altare che sta all'ingresso, che stava nella zona di Eclanum, nella zona periurbana di Eclanum, quel santuario della Mefite, si data intorno al terzo secolo avanti Cristo, quindi in un periodo abbastanza tardo di quello che è l'importante popolazione della sannitica, Irpina in particolare. Però è una delle poche tracce in questo territorio qui della presenza ovviamente di questa gente che qui ha popolato questa terra ovviamente, e insieme a alcune epigrafi in lingua osca viene rinvenuta negli anni 30, scoperta e studiata da Italo Sgobbo, queste strutture, insieme che probabilmente erano delle strutture murarie, i resti di queste strutture murarie, poi diverse epigrafi in lingua osca, un percorso stradale e un'ara dedicata alla dea Mefite, e da parte di una donna che dedicava appunto quest'ara alla dea, e quindi si era ipotizzato che potesse essere un recinto sacro a Mefite. Ultimamente sono stati fatti altri scavi perché questa area è molto molto edificata, praticamente sai quale zona è? Proprio al passo di Mirabella, poco distante dall'area archeologica di Eclanum, c'è un grande parcheggio comunale. E quella era l'area dedicata alla dea Mefite, insieme alle abitazioni, alla zona dove oggi sorgono le abitazioni. Ma siamo all'interno o all'esterno? Siamo all'esterno, siamo subito all'esterno delle mura, siamo a nord della città, e di età romana. E praticamente lì scavi successivi necessari, propedeutici, preventivi alla costruzione delle case, hanno messo in luce altre strutture murarie. E addirittura uno scavo fatto, lì ha scavato Roberto Esposito, ha scavato Adelaide Palermo Rossetti, Adelaide addirittura ha trovato degli ex voto in terracotta pochi anni fa, nel 2006-2007 ha fatto uno scavo lì, ha trovato questi tre gambe con piedi in terracotta, quindi degli ex voto oggi esposti nel piccolo antiquarium di Eclanum. Quindi probabilmente questa zona era comunque abitata in questo periodo storico particolare, ma non doveva avere un intensa carattere abitativo rispetto ad altri territori, o probabilmente non conosciamo effettivamente quelle che sono le evidenze di questo particolare. Perché se per esempio pensiamo che tutta la Valle del Sabato sono state trovate, quindi a ridosso di Abellinum, sono state trovate moltissime tracce di necropoli di IV-III secolo avanti Cristo. Abbiamo a Bisaccia delle evidenze enormi, abbiamo per esempio a Bagnoli addirittura delle evidenze di una vera e propria di fortificazioni sannite, perché ricordiamo che i sanniti è vero abitavano in villaggi sparsi, ma avevano dei veri e propri luoghi fortificati che probabilmente qualche volta erano totalmente abitati e costruiti, qualche volta no, dove si rifugiavano in momenti di pericolo militare, in momenti di attacco. Però ecco Flavio, mi interessava soprattutto far capire le strade, no? Questo tratturo importante lungo il quale si trova quest'area dedicata alla dea Mefite, e questo tratturo, questo percorso oggi è ricalcato dalla statale 90 delle Puglie, e
poi dalla 303 del Formicoso, perché alla frazione San Michele del Passo la statale 90 continua appunto verso Grotta Minarda, verso Grotta Minarda continuano, e poi lì c'è un bivio e c'è la statale 303 del Formicoso, proprio come dicevi tu, in località San Michele. E probabilmente il prosieguo di questo tratturo è questa statale. Dove passa? Passa nella Valle d'Anzanto, dove c'è il famosissimo tempio della Dea Mefite. Quindi ci troviamo sempre probabilmente in presenza di percorsi santuariali con dei templi più piccolini, delle aree sacre più piccoline, che portano al santuario più importante, in questo caso il piccolo santuario ad Eclanum, dove ci si fermava, dove si sostava magari per un po' di tempo, si faceva un pellegrinaggio più piccolo, più diciamo a minor scala, e poi il santuario più importante nella Valle dell'Anzanto. E questo tratturo, oggi ricalcato dalla statale 90, in età romana sarà utilizzato dalla via Appia, perché il nostro territorio è solcato da questa direttrice viaria importantissima, l'Appia, che praticamente arrivava da Benevento e superava il fiume Calore entrando in Irpinia. Dove mi fa sorridere una cosa, anche se è una cosa particolare, cioè tu hai interpretato la presenza di due santuari leggendola in una maniera che è tipica poi del tardo antico, no? Quel fatto dei due santuari collegati da un sistema viario per i pellegrini che passavano. Ovviamente pellegrino è un termine improprio, in realtà non è una lettura sbagliata assolutamente, è una lettura interessante proprio perché parte dal tuo punto di vista, che è quello del medievista. Mm-hmm. Perché quando nel mondo classico si parla di un sistema viario che collega due santuari, uno meno importante, l'altro più importante, si parla più che altro di occupazione di territorio. In realtà è la stessa cosa, fondamentalmente uguale il meccanismo, però noi pensiamo, si tende più a esaltare la questione politico-militare, invece tu ne hai messo in piedi la questione religiosa, che sono poi fondamentalmente a braccetto. Sì, certo, sono due facce della stessa medaglia, hai ragione, sono i punti di vista, no? Sì. Gli approcci, è vero, è verissimo. E comunque, come dicevamo, arriviamo all'Appia e a tutti i suoi diverticoli, a tutte le sue stradine secondarie. Noi all'ingresso proprio dell'Irpinia abbiamo un monumento unico, straordinario, bellissimo, che è il cosiddetto Ponte Rotto, no? È un posto meraviglioso, quasi magico, se devi dire, per tanti aspetti, però più una questione romantica che una questione di paesaggistico più che piuttosto che archeologico, però è fondamentale, giusto, come posto archeologico. Sì, ma anche archeologico, perché è un monumento imponente, sì, importante, e davvero pochi ce ne sono in Irpinia così imponenti, così monumentali. E anche romantico, perché appunto è un posto bellissimo, molto suggestivo, è sul fiume. Ovviamente ci sono questi piloni che si ergono maestosi al di sopra del fiume, in una cornice naturalistica veramente suggestiva, questi verdi che sfumano uno nell'altro, queste colline che digradano verso il ponte. Noi di questo ponte ne parleremo bene con Santoriello, con Alfonso Santoriello, che ovviamente lo ha studiato, lo hanno rilevato con degli ingegneri attraverso droni, hanno fatto un lavoro bellissimo, eccezionale, però ne accenniamo perché questo viadotto enorme permetteva l'ingresso dell'Appia in Irpinia in età romana, e ad appena 50 metri più a valle di questo viadotto c'è un ponticello che pochi conoscono, medievale, più piccolino, che permetteva sempre la viabilità in questo luogo in età successiva, probabilmente nell'alto medioevo, in un momento in cui il viadotto si era dissestato e quindi praticamente non era più possibile passarci sopra. Sì, perché ho visto, vabbè, questo poi appunto bisogna vederlo bene, perché il ponte è enorme, quindi quando tu vai a vedere quelle evidenze archeologiche un po' mi ricordano quelle pitture, per questo la visione domante è che mi ricorda quelle pitture di maniera settecentesche, fine Settecento, in cui si vedono i resti di monumenti romani, fiumi, e tu immagini proprio, ora ci vuole, immagini le contadine che ballano la tarantella là sotto al ponte. Un po' da Grand Tour. Sì, in effetti un po' lo è.
Ed è sicuramente un elemento fondante, tanto è vero, fondamentale, come ritorniamo a ricordarlo, noi l'abbiamo citato come la trova poetingheriana, perché è segnato questo ponte, quindi dovrà essere sicuramente monumentale. Mm-hmm. Scusatemi, tolgo il cellulare a Flavio che fa un po' di interferenza, ma racconta, perché effettivamente lo sai che poi ce lo racconterà Alfonso Santoriello, hanno fatto una specie di schizzo romantico del ponte e lo hanno utilizzato come icona per qualcosa di cui parleremo dopo, ma mi è venuto in mente perché tu appunto hai parlato di queste pitture, no? Da 700, sì, 800, se uno va al museo di Capodimonte trovi questi piatti con questi quadri, con queste immagini delle evidenze archeologiche di rute, e il ponte romano della Via Appia è sicuramente una di queste. Eh sì, e quindi permetteva questo ponte il passaggio dell'Appia in Irpinia, no? L'ingresso in questa nostra terra. E ancora oggi noi abbiamo un tracciato che permette di farci intuire quale doveva essere il percorso di questa strada. Quella zona, com'è il toponimo di quella zona? Che è inquietante in qualche modo quel toponimo. Un chilometro circa c'è una carreggiata che arriva fino ad un incrocio nella zona che è chiamata, caro regista, la Valle dei Morti. La Valle dei Morti. Questo è un augurio per il regista, in qualche modo. E che è bagnata dal vallone dei morti, cioè l'Appia, la via Appia, andando verso Eclanum, incontra questa zona che oggi si chiama Vallone dei Morti ed era già chiamata così all'inizio del Settecento. Il Pratilli, che era uno studioso della via Appia e che scrive della via Appia nel 1745, già parla della Valle dei Morti e addirittura in un libro che parla dei beni della parrocchia di Mirabelle Eclano del 1681 già c'è questo toponimo che viene chiamato il Vallone degli Morti. E poi c'è un punto dove l'Appia doveva oltrepassare questo vallone che veniva chiamato in questo libro del 1600 L'Ovado degli Morti. E ancora oggi i nostri contadini, i nostri agricoltori chiamano quella zona l'Ovado delle Muerte. E oggi quella strada asfaltata, che probabilmente ricalca il tracciato della nostra via, si chiama Via Comunale Guado dei Morti, perché vado altro non è che guado, quindi il punto in cui si guada, si passa un corso d'acqua, quindi un punto importantissimo dove avveniva appunto un attraversamento, e quindi è probabile che il nome di quel luogo ci racconti dove l'Appia passava il vallone. E ci racconta anche un'altra cosa, perché questo toponimo Morti è legato semplicemente al fatto che in certe zone fondamentali nel passaggio e a ridosso delle città, adesso lo diciamo, c'erano delle necropoli. Lì hanno trovato già ovviamente da secoli tantissime tombe, tantissime centinaia e centinaia di tombe, tant'è che gli studiosi locali anche del Settecento così si erano immaginati, per giustificare questa cosa, che lì fosse avvenuta una grande battaglia e che la gente poi perita fosse stata lì seppellita. Ovviamente è molto più probabile, come dici tu caro Flavio, che accanto appunto a questa strada importante c'erano delle necropoli, come avveniva su ogni strada e all'ingresso di ogni città. Ci troviamo quasi vicino ad Eclanum, a un paio di chilometri circa, e lì addirittura sorgeva lì vicino un monumento funerario, ce lo racconta il Pratilli, ce lo racconta Raimondo Guarini, che è uno storico del 1800, un monumento funerario circolare che era dedicato ad un certo Lucio Furio, e ancora oggi quella zona si chiama Cifurio. E nel 1600, in questo libro che ti ho detto della chiesa di Mirabella, viene chiamato quella zona Cifurio. Quindi praticamente i luoghi ci raccontano tanto. Voglio ricordare che i monumenti circolari sono delle cosiddette tombe a tamburo, sono definite anche così. Comunque sono dei grandissimi monumenti funerari, sono legati all'importanza del defunto, quindi perché
solitamente nel mondo romano c'erano delle tombe, anche tombe collettive che erano un po' più monumentali, ma c'erano delle tombe di grandi famiglie ricchissime che facevano questi movimenti circolari, tant'è vero che alcune di queste sono addirittura utilizzate per grandi famiglie senatorie, quindi doveva essere effettivamente un personaggio importante. Comunque il nostro regista ha fatto partire la sigla, questo significa che il tempo a nostra disposizione è scaduto, è finito, è cessato. Io avrei voluto raccontare tutta questa ricerca, avrei voluto raccontarvi tante cose, amici, con Flavio, però questo argomento lo approfondiremo quando sarà ospite della nostra trasmissione il professore Alfonso Santoriello. Parleremo di abilità, parleremo dei suoi scavi, parleremo dell'Appia e parleremo di tutte le nostre scoperte in questo territorio. Allora, amici, a presto, allora ci vediamo, ci sentiamo alla prossima puntata, felice di stare un'altra volta qua con voi. Benissimo. Ciao. Amici, ricordatevi il venerdì ogni 15 giorni con un altro antico frammento della nostra terra. Ciao. Ciao. Avete ascoltato Leggere l'Irpinia. Federico Barbieri vi dà appuntamento alla prossima puntata su CRT. Questo programma è offerto da Il Vino. È il frutto di tradizione, conoscenza e amore per un territorio. Tutto questo in una bottiglia di Cantine Lonardo, a Taurasi, Avellino. CRT. Il radiogiornale è offerto da Famevo Cosmetics. Regalati l'efficacia di una crema all'olio di ravece. www.famevo.it. Giornale di CRT è a cura di Federico. Le news di venerdì 4 maggio. Una studentessa milanese di 17 anni è caduta da una finestra dell'albergo in cui era ospitata la sua classe in gita scolastica a Napoli dopo aver fumato uno spinello. La giovane, che ha riportato una frattura al bacino, dopo essere stata ricoverata d'urgenza, è stata trasferita all'ospedale Niguarda a Milano. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Napoli. Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto all'interno di un'autovettura data alle fiamme nella zona del Monte Taburno, nel comune di Caudano, provincia Benevento. Sul posto sono giunti i carabinieri, che stanno lavorando per identificare la vittima. La Corte dei Conti della Puglia ha sottoposto a sequestro conservativo beni fino a un valore di 3,7 milioni dell'avvocato barese Marco Vignola, ex curatore fallimentare della società Nova Tessile SRL. In circa un decennio di gestione della procedura fallimentare, Vignola si è appropriato di oltre 1,5 milioni di euro, dei quali, a seguito di indagine penale conclusasi con il patteggiamento, ha restituito 835.000 euro, lasciando un buco di oltre 670.000 euro. Insospettabili esercizi commerciali, come un negozio di abiti da sposa, utilizzati come deposito di droga. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Potenza, che ha portato all'arresto 36 persone, 22 in carcere e 14 ai domiciliari, facenti parte di un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Basilicata e Puglia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobili di Benevento hanno tratto in arresto in flagranza di reato 4 giovani tra 23 e 27 anni, tra cui 2 donne. Solo uno dei ragazzi aveva precedenti penali. I militari hanno sorpreso i 4 mentre stavano prelevando materiale didattico.
individuato il tallone di Achille dei tumori, è una proteina sosia di quella prodotta dalle cellule sane in condizioni di stress. Bloccandola si innesca l'autodistruzione delle cellule malate. Come hanno indicato i test sui topi, individuata nel tumore della prostata, potrebbe essere comune a molte forme di cancro. La scoperta si deve al gruppo di ricerca dell'Università della California a San Francisco, guidata dall'italiano Davide Ruggero. I ricercatori hanno individuato un composto che riesce a bloccare l'attività della proteina. Nei topi i tumori della prostata hanno cominciato a ridursi entro 3 settimane dal trattamento. Il prossimo passo sarà sperimentare il composto sull'uomo. I ricercatori sperano di cominciare i test entro un anno. Era l'ultima notizia per questa edizione. Buon proseguo con CRT. Il radiogiornale è stato offerto da Famevo Cosmetics. Regalati l'efficacia di una crema all'olio di radice. CRT, 24 ore su 24, sempre con te. Il programma è offerto da Il Vino. È il frutto di tradizione, conoscenza e amore per un territorio. Tutto questo in una bottiglia di Cantine Leonardo, a Taurasi, Avellino. CRT presenta Leggere l'Irpinia. Federico Barbieri vi accompagna nel mondo della lettura, tra i migliori autori ed editori. Leggere l'Irpinia. Amici all'ascolto, ben ritrovati a quest'altra tappa di Leggere l'Irpinia e Leggere d'Irpinia. Mai come questa sera è abbinata questa espressione titolo a Leggere d'Irpinia. Sono diversi gli autori irpini, come presenza fisica negli studi non c'è nessuno, semplicemente per impedimenti e per le difficoltà di recarsi presso di noi. Cominciamo con dei versi di Flavia Ricucci e poi approfondiremo le tematiche che vengono estrapolate da questi versi. Vento, asciugami il sudore freddo, scivola sulla pelle al buio tra le sbarre di ferro, non cancellare il giorno dove la luce a strisce scava dentro il cervello. C'è l'ora d'aria, è un'aria stagnante nella casa circondariale. Raccontami, vento, raccontami i miei errori che io possa espiare fuori dalle prigioni. Portami in cella gli odori di casa, gli schizzi di salsedine, spumosi, bianchi, intatti. Succhiami a mulinello attraverso le sbarre, polvere tra le dita, soffiami. Entrerò nella zolla davanti casa mia. Dopo un bagno di pioggia mi affaccerò alla vita. Non a caso il titolo di questi versi, di questa poesia, è Casa circondariale. Questa sera, non avendo ospiti da virgolette provocare, da far parlare di sé e di questo territorio, ci affidiamo a quanto hanno scritto tanti, perché questo territorio vede tanti autori, paradossalmente non altrettanti lettori. Ma questa sera non ci interessa affrontare l'aspetto di chi non legge. A noi spetta il compito di stimolarli a confrontarsi con i versi, perché scrivere è divenuto ormai un modo per far conoscere una parte di sé ed è un modo per chi scrive di lasciar fluire emozioni, pensieri, riflessioni, osservazioni. Abbiamo avuto il piacere di avere ospiti gente come Enzo Mazzeo, che attraverso la fotografia ha parlato del territorio, di quello che il territorio oggi è, di quell'armonia se ne parla tanto. Ci sarà un convegno domani ad Ariano presso l'auditorium organizzato dal liceo Parzanese. E il tema è proprio questo, specifico, l'armonia, che non è qualcosa campato in aria. L'armonia nella poesia, nei versi, al di là della metrica, al di là delle sillabe,
resta la portata di quanto viene espresso con le parole. E la dimostrazione di quanto stiamo dicendo la offre Salvatore Salvatore, che non ha bisogno di presentazioni, perché è un autore in vernacolo molto conosciuto. In questo caso, con questa poesia Vento di marzo, fatta e scritta in italiano, io sto leggendo da una raccolta curata da Domenico Cipriano di Guardia Lombardi, Le strade della poesia, una sorta di catalogo per i caratteri di Delta 3, un evento al quale ho partecipato anch'io tempo fa. Arriva improvviso come l'urlo di una sirena e cresce in fretta tra voli di passeri nostrani e gerani in amore. Entra furioso nel groviglio di rami del noce e cancella a gran voce l'ultima traccia del passato inverno. Sibila sui muri di pietra tra vetri spezzati, cancelli, steccati e mi trascina per vicoli stretti e per tetti su e giù per le colline già in erba del cuore. Il mio silenzio non lo turba. Con rabbia se ne va per i campi a ferire gli olivi, a rubare la gloria di un mandorlo in fiore. Ritorna per farmi paura a scuotere vecchie lamiere insicure, a provare concerti stonati di porte e lampioni, di gronde e balcone. Si aggira negli orti impetuoso, aggredisce le case, nella siepe tortura il sambuco e spinge nell'aria a danzare i suoi rami stecchiti già in vita. Poi se ne va per la montagna col mugugno di un vecchio malato. Lo sento morire oltre la vetta, lungo il sentiero che porta al bosco di abeti. Ha lasciato nel cielo che imbruna tracce sottili d'azzurro e di rose, e nel cuore, tra nuvole ancora di neve, la promessa di un'altra primavera. E il livello è completamente diverso. Restando nel paesino dell'Altirpinia, un paesino, un agglomerato urbano molto caro al principe Manfredi, parliamo sempre di Guardia Lombardi, di Marisa Sica, una dottoressa, tu che sei aria. Ti cerco e ti ritrovo nelle stanze chiuse dove intatto il tuo odore riempie l'aria. Solitudine ed eco di canzoni antiche, balsamo per ore stanche di visi e di parole, emozione che il cuore ritrova con i battiti della melanconia. Eri aria vitale, essenza primaria, poi sospiro flebile e la tua pagina chiusa, aria immobile per un dolore bruciante. Ti cerco e ti ritrovo nell'odore delle foglie e dell'erba, nell'inverno che ritorna senza il volo degli uccelli, nel profumo delle viole di marzo con pioggia trattenuta in nuvole pallide, nell'allegria della festa senza colori. Ti cerco e ti ritrovo ogni giorno nell'aria, adesso che sei aria, e il vento mi riporta la tua voce. In questa occasione l'Irpinia, quindi questo paesino, attraverso l'impegno di Mimmo Cipriano, Domenico Cipriano, si immaginò i vicoli di questo piccolo borgo improvvisamente animato da leggii sui quali campeggiavano i fogli che riportavano i vari versi scritti da varie persone, da vari autori. Una sorta di percorso storico a riscoprire il silenzio di quei vicoli, il silenzio imposto da un post-terremoto che ha spopolato di fatto per tante ragioni, ne abbiamo accennate tante di queste ragioni, nel nome e nell'interesse del progresso, il progresso che non c'è stato se non nell'intervento cementifero di ricostruire le abitazioni, oggi nella massima parte vuote. Liliana Ugolini, Arie del dire.
vivere d'aria, non c'è un filo, prendere un colpo d'aria di nativa, mutare aria, quando non tira e che non sia, mandare a gambe all'aria, parole en plein, campate in aria, aria musicale, d'un passo cavallo d'altaria, e darsi arie d'auriga. Perché l'aria? Perché il tema offerto all'attenzione degli autori in questa occasione era l'aria, cioè era uno sguardo più attento all'ambiente, un ambiente, un paesino dell'Alta Irpinia, alla pari di tutti i paesini dell'Alta Irpinia e di tutta l'Irpinia, colpiti, oltre che dalla desertificazione, dall'inquinamento, dall'aggressione al territorio. E Michele Vespasiano, che sicuramente conoscete, un innamorato di questo territorio, un ricercatore della storia di questo territorio, che è stato nostro gradito ospite, dalla rupe più irta del Cervialto. Sceglierò il vento come compagno di viaggio, affiderò a lui le mie preghiere e le dannazioni. Non altri, diversi da questo bizzoso compagno, sopporterebbero il mio rancoroso egoismo, non altri che dei miei sentimenti hanno riso, gettandoli dietro le spalle come cicche consunte. Al fluire della brezza consegnerò le mie emozioni lontane e la rabbia cupa di questi miei giorni soffocati da un'astiosa dissennatezza, e alle correnti che di me si prenderanno cura rimetterò senza timori i baci che non diedi. Ancora una volta, l'ultima, mi metterò in gioco per saziarmi solo del vuoto che nutre i pensieri. Distenderò le braccia all'aria per spiccare il volo, levandomi dalla rupe più irta del Cervialto. Come una calandrella mi innalzerò cantando e tutto vorrò svelare del mio confuso presente prima di lasciarmi precipitare a bella posta tra le felci e i fiori dell'angelo che pitturano lo spazio dove la vita trova la sua sintesi. Volano bassi i passeri che certo incontrerò mentre la solita musica accarezza l'aria e un'inusitata vista di docili obelischi rocciosi mi si parerà davanti sotto il cielo zaffiro che dà colore alla mia vuota contemporaneità. Non a caso ho scelto questa poesia di Michele Vespasiano perché di questi giorni il tentativo di suicidio fatto dalla rupe della Falconara sul Cervialto. Mentre dormi ti proteggo e ti sfioro con le dita, ti respiro e ti trattengo per averti per sempre, oltre il tempo di questo momento. Arrivo in fondo ai tuoi occhi quando mi abbracci e sorridi, se mi stringi forte fino a ricambiarmi l'anima. Questa notte senza luna adesso vola tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Tu che sei nei miei giorni, certezza, emozione, nell'incanto di tutti i silenzi che gridano vita, sei il canto che libera gioia, il rifugio, la passione, con speranza e devozione. Io ti vado a celebrare come un prete sull'altare, io ti voglio celebrare come un prete sull'altare, questa notte ancora vola.
sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Sta arrivando il mattino, stammi ancora vicino. Sta piovendo e non ti vuoi svegliare. Resta ancora, resta per favore e guarda come vola tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Sogni diventano veri. Proseguiamo questa nostra, questo nostro viaggio attraverso gli scritti parlando di Lucia Ciarcia. Lucia Ciarcia è di Dentecane, è una laureata in giurisprudenza. Il titolo della sua raccolta è La voce del cuore. Ho selezionato ovviamente qualcosa all'interno di questa silloge e cominciò con Nella festa. In mezzo a luci e suoni ti allieti e ti consoli. Ti lasci trascinar da tutti quei frastuoni e la mente fai liberamente vagar. Sorridi e sei sorriso, nessuna difficoltà vuoi in alcun modo affrontar. Anzi, ancor di più vorresti forse il rumor per annientar completamente l'inevitabile presente. È bello ma non dura il lieto frastornare perché ritorna presto e senza alcun pretesto il tuo solito pensar. Ovviamente c'è una ricerca metrica evidente. La tua bella età. Tra un foglio e un altro ancora, senza mai contare l'ora, così è passata già la bella e cara età. Un'ora, un giorno, un anno se ne va e tu sei sempre là. Cominci e ricominci per sempre migliorare le tue capacità, ma intorno il mondo va. Ti accorgi intanto all'improvviso che scorre via la tua bella età. Non puoi fermare il tempo né puoi tornare indietro, ma continuare tu devi e seminar con impegno per poi lasciare un segno della tua età che è stata, ma non invano, così è passata. Poi abbandona questa quasi spasmodica ricerca metrica. Ogni giorno parlo stesso, invece è diverso, è la vita che scorre incessante e veloce come un treno che passa. Fermar non la puoi, i minuti e le ore sono vagoni che scappano via per non tornare più sulla stessa via. Quel che è fatto è passato e ogni istante è presente, ma pur sempre sfuggente. Vivi l'adesso, la tua vita che passa, il pensiero non fermare sul suo triste sognare. Il tuo cuor fai gioire pure in mezzo al soffrire. Tant'essa passa e se ne va, senza più tornare qua. Ecco, il titolo di questa poesia è La vita. Mi intrigava parlarvi di questa ninna nanna, sempre di Lucia Ciarcia. Immaginate i bambini che si addormentano con il canto della ninna nanna, sussurrata dalla mamma,
dalla nonna o dal papà o dal nonno, o dal fratello più grande o dalla sorella più grande, un momento di intimità che da grandi si perde. Ti addormentasti al dolce canto della ninna nanna, dolce son delle parole che tua madre allor ti cantò, voce lenta e soave che pian piano ti ammaliò fin quando poi ti addormentò. Ninna nanna, quanto mi manchi, vorrei tornar or come allor per ritrovar il dolce canto e rinfrancar quel cuore stanco. Sembra una ninna nanna, e questo lo può ovviamente sentire soltanto chi vive quella meravigliosa condizione di mamma con i suoi cuccioli, con i suoi bambini, i suoi figlioli, e che il tempo, non soltanto quello anagrafico, chissà perché, chissà per cosa, si dà sempre colpa ad altro, pian piano si disperde. Ma vivere questo contatto con la madre, che rappresenta il nucleo primordiale, il primo nucleo in cui l'armonia dei sentimenti e del vivere stesso è protetto, è un po' come rivivere continuamente nella sacca placentare. E poi si vive il passare del tempo, si vive ad esempio un mese come quello in cui ci troviamo come tempo. Il mese di maggio, inspiegabile gioia rapisce il tuo cuore, sarà l'aria dolce e soave, profumata e ridente, delicata e promettente. Il calar della sera non è triste tormento, tutt'altro che mesto, l'animo è desto, in attesa di una splendida festa. E poi c'è l'amore e la passione, e non si può confondere la passione con l'amore. La distinzione è netta, la passione è fuoco, però la passione non dura, e la passione da sola non basta a rendere felice la persona. Sarà mai a confondersi l'un con l'altra? Chi spinge l'uno, chi muove l'altra? Fiamma viva è la passione, invidiarsi deve chi l'ha provata, commiserarsi deve chi mai l'ha conosciuta. Forte e ardente, il cuor ti brucia, ma solo essa a rallegrar non basta. Dura un'ora, un anno, e passa. Solo l'amore, il vero amore, quello che nasce dal profondo del cuore, stringendolo forte, fino quasi a farlo soffrire, ti avvolge tutto, giorni, ore, minuti, senza voler mai più solo lasciarti. Beh, io faccio i miei complimenti a Lucia Ciarcia, spero che ci ascolti. Ho accennato prima a questo convegno che si terrà domani all'auditorium di Ariano Irpino. Ci saranno diversi relatori. Il tema è l'armonia. L'armonia nella musica, nell'architettura. L'armonia dal punto di vista filosofico, l'armonia dal punto di vista religioso, l'armonia dal punto di vista musicale, dal punto di vista della poesia. Ma c'è un'armonia a monte, le accennavo prima, la sacca placentare, il vivere il territorio avendo il concetto ben chiaro che il territorio è come la sacca placentare. Se si viene in contatto con una punta acuminata o per un trauma e si rompe la sacca placentare, sappiamo tutti quale conseguenza diretta si può avere: praticamente l'emorragia, praticamente la morte. Spazio alla regia. CRT, la musica che vuoi. Thank you.
filo di luce, qualcosa che ti scaldi un po', perché a mettere le mani nel cuore degli altri non sei mai stata brava, e ora vuoi sapere questo vuoto cos'è, e io non lo so, io non lo so. E allora dimmi se è vero che puoi lasciarti andare nel buio, tanto scivoli e resti uguale, non puoi scappare anche se amore sembra, e sai com'è, proprio come sembra, nel cuore mio c'è un cinema, nel cuore mio c'è un cinema. Volta che ti scaldi un po', perché questa confusione rende tutto uguale e non è poi così male, ma ora vuoi sapere questo vuoto cos'è, e io non lo so, io non lo so. E allora dimmi se è vero che puoi lasciarti di Maria Luigia Cipriano. Vi confesso che mi ha preso completamente leggere di questa Irpina, nativa di Sturno, che è passato oltre 20 anni in Lombardia, dove ha insegnato nelle scuole di primo grado, poi è tornata nella sua Sturno, alla quale in questa raccolta Lacrime d'inchiostro dedica appunto al suo paesino questi versi. Corone dei monti, valli ridenti, chine dipinte, respiro di piante, se da una lieve altura l'occhio sorveglia la sottostante pianura, la reale dimensione ambientale scompare, l'affanno s'annulla. Sturno, mio paese fanciullo, nella tua culla mi poso e riposo. Maria Luigia Cipriano, dico bene Cipriano, scrive: aggrappata alla volontà di vivere, trovo gran conforto e possibilità di resistenza alla prigionia della mia esistenza, conservandomi attiva. Traggo dal cuore il filo del pensiero e lo affido alla mia modesta penna che lo dipana via via sulla carta. Pagine scritte, pagine smarrite, un fiume di parole abbracciano un mare di ricordi. Stendo al sole un corredo di emozioni, commozioni, affanni. Nelle notti insonni, quando le ore sono stille, sonore sul cuore, i dialoghi col tempo diventano sorsi amari e con la mente affaticata, il corpo stanco, apro un colloquio con Dio, declamando il canto di Francesco. Altissimo
onnipotente bon Signore, tue sole laude, la gloria et l'onore, et ad te solo, altissimo, se confanno, et nullo uomo, e ne digno te mentovare, laudato sì, mio Signore, cum tutte le tue creature. Ed io, fragile creatura di questa terra, nella malattia ho compreso quando il dolore purifichi il brutto dell'essere, alimentando la compassione verso il prossimo, e mi sento fendere il cuore, e mi infiammo d'amore per l'umanità offesa e non difesa. Marilugia Cipriano, evidente dai suoi versi quanta sofferenza abbia vissuto, spero non viva più questa sofferenza. Quanta lotta, quanta dura e aspra lotta contro la malattia. Ma ha affidato alle parole ogni stilla della sua energia. Apri se busso alla tua porta, mendico un sorriso per ricordare come si sorride, e non chiedermi chi sono, non chiedermi nulla, ti prego. Non posso raccontare la mia storia. Il dolore ha cucito le mie labbra e mi ritrovo senza più parola. Madre mia, vivo nel buio del dolore, ho sete d'amore e il suono della tua voce soltanto scioglie i grumi del cuore. Deponi per un istante tela, ago e filo e con la tua parola ricama per me un sole. Credo che faccia effetto anche a voi. Il mio paesaggio, avaro da sole, avaro di sole, il mio paesaggio. Tirchio, tirchio anche di verde. L'arroganza dell'edera strozza il timido fiore, ogni creatura molestata dall'urlo del vento, graffiata dall'unghia del rovo, consuma l'esistenza in travaglio. Ora, ora il mio tempo s'accosta alla sera, e a te, amico, chiedo una mano per tracciare un sentiero e liberare il passo dallo strazio pungente. Ma tu hai serrato l'uscio al tepore del dialogo, al calore del saluto, e hai comprato i seducenti suoni del frastuono, le travolgenti immagini di un mondo falsamente colorato. E in un addio si chiude la mia voce e cade stanca sulle pietre taglienti del tormento. Sembra di ascoltare lei, abbracciata al silenzio. Cerchiano l'oscurità e consumano in riposo i pesanti rumori dello spettacolo del giorno, scene o scene. Amori mascherati, ebbrezze di passione di una folla insana, la mente è confusa, il corpo affaticato, e allora mi adagio nell'alta solitudine tra le scene luminose d'un paese ignoto ove non respiro il freddo fiato della gente. Non giunge la grave voce dell'uomo, ma abbracciata al silenzio che si fa parola, mi concede un dialogo caloroso. È un modo, dicevamo prima, scusate, di esternare le emozioni, di esternare la sofferenza. La scrittura è diventata importante per ognuno che vive la sensibilità, vive la capacità e la volontà di dialogare e di portare al di fuori di se stesso un modo di vedere il mondo, il proprio mondo, la propria comunità. E questa forma, quella poetica, è la più immediata, a cominciare dai diari, a cominciare dagli aforismi. Anche sui social facciamo uso e abuso di aforismi, ma difficilmente sui social scriviamo di noi, della parte interiore di noi. Molto spesso chi lo fa viene deriso non pubblicamente, ma viene, come dire, viene fatto diventare lo scudo dietro il quale ogni lettore, pur riconoscendo nello scritto
gli aspetti emozionali che lo feriscono o che lo fanno esaltare, abusano di chi ha avuto il coraggio di scrivere il proprio dolore per spacciare la propria immagine riflessa che non ha le stesse lacune. Qui hai lasciato incenerito il volto del giorno, in gara col lamento del vento, voli stanchi si smarriscono nelle nuvole, nel cielo già cupo oscilla uno spicchio di luna e posa il pallido filo della sua lucentezza sulla tua foto, bambino. Ricompongo immagini frante, i tuoi primi passi, le risate schiette, la strada disegnata da petali di fiori, carezzo ogni angolo della casa, qui hai lasciato le mani, la voce, il viso, il sorriso. Sono avida di ricordi, ricordi amati, smarriti nella stanchezza del tempo. A te, regia. Amore anche senza di te, amore che
riprendiamo sempre con Maria Luigia Cipriano. Siedi, ferma il tuo pensiero e ascolta. Non ho più nulla da donare se non il disagio dei miei affanni o il vivo respiro di gemiti tra un groviglio di spine di cui non si trova il capo. Ma abbandono all'incubo di un'agonia straziante e mi preparo al sonno ristoratore. Tu non lasciare che il vento sventoli i veli neri alla finestra, non lasciare che la madre fissi la mia croce. Ricordatemi come quel fiore che si apre al sole offre odori e colori e mai vuole appassire. Ama la vita. Sei diverso. Sei il diverso. Il sole ferma sulla soglia fili di tepore. Il vento bussa alla dimora, ma inascoltata rimane la sua voce. Rifiuti l'armonia, le emozioni e consumi gli istanti alla finestra per spiare lo smarrimento del mondo e ascoltare i ruggiti del volgo. Non è l'accasciamento dinanzi alla stanchezza del tuo tempo che ti fa serrare l'uscio, ma la sottile violenza degli altri. Gli altri, i caldi papaveri trionfanti tra messi dorate, ma destinati a calare il capo al raggio dell'astro che avvampa l'ora del vespro. E tu, semplice e diretto nei pensieri e nelle opere, hai mostrato l'handicap, isolato dal tavolo di vili giochi, del tuo giorno resta il nulla, sei il diverso e ti hanno scalciato. Questa forse è la più profonda considerazione. A Maria Luigia Cipriano va la mia stima personale. Vorrei però ritornare per un attimo a Tu che sei aria di Marisa Sica, la dottoressa Sica. Ti cerco e ti ritrovo nelle stanze chiuse, dove intatto il tuo odore riempie l'aria, solitudine ed eco di canzoni antiche, balsamo per ore stanche di visi e di parole, emozione che il cuore ritrova con i battiti della melanconia. Eri aria vitale, essenza primaria, poi sospiro flebile e la tua pagina chiusa, aria immobile per un dolore bruciante. Ti cerco e ti ritrovo nell'odore delle foglie e dell'erba, nell'inverno che ritorna senza il volo degli uccelli, nel profumo delle viole di marzo con pioggia trattenuta in nuvole pallide, nell'allegria della festa senza colore. Ti cerco e ti ritrovo ogni giorno nell'aria, adesso che sei aria e il vento mi riporta la tua voce. Complimenti alla dottoressa Sica. Ci avviamo verso la parte conclusiva del nostro spazio con un'altra autrice. Questa silloge mi fu donata dall'autrice e ha un titolo particolare. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina. E l'autrice dedica questa raccolta al marito. L'autrice è Aristide Gimelli Zefilippo. Perché lo sai che i papaveri? Questa era una canzone degli anni 50 che ha qualche primavera, ricorderà un ritornello di una canzone che andava per la maggiore, con un pizzico di ironia, con delicate allusioni, con implicazioni sociopolitiche dell'epoca.
E la paperetta rappresentava un po' il cittadino che tentava la scalata sociale. Di questa autrice vi leggo Orfeo alla rovescia. Se potessi rivivere il tempo, non ti cercherei. Se potessi ristabilire l'attimo, dalla mia vita ti scioglierei. Se potessi riafferrarti dal mistero, la presa al di là lascerei, perché troppa sarebbe l'angoscia, soffocante il dolore di sapere di perderti ancora. E Aristide dialoga molto con i suoi cari. A mio figlio Flavio, quando punti su me con fierezza il tuo sguardo e sostieni graffiante, insolente, una scelta di vita che ben sai mi tormenta, quando avvampa la rabbia, quando assisto impotente al tuo prendere forza e lanciarmi la sfida imponendo un'idea, schiaffeggiando quel sogno, proprio allora, con dolore dolcissimo e orgoglio di madre, sofferto ti partorisco, figlio. E al padre, a mio padre, quando tu qui più non sarai, ti parlerò carezze. Quando tu qui più non sarai, ti griderò la rabbia del mio amore. Quando tu qui più non sarai, sarà il coraggio di parole mai dette. Riscopro gli affetti bambini, le ore dei giochi, del pianto, la storia passata, quel correre insieme aggrappati all'amara speranza, sui volti i segni del tempo, negli occhi la complice luce a me nota. Ho voglia di stringere a me queste pagine fitte di vita, la mia vita. Mi frena il pudore. Non lo fa finalmente il mio cuore, che balza e accarezza, tremante, gli sguardi che sordi al rancore delle ore più cupe, hanno voglia di fondersi nella dolce armonia del presente. L'orologio nel caleidoscopio. Scorreva sui tocchi dell'orologio la vita della strada, si insinuava come un eco nell'ombra delle stanze, ritorno come attraverso un caleidoscopio. Solenni, ingombranti, severi, i mobili occupavano le stanze, i passi risuonavano spegnendosi nei punti più lontani della casa. Sfuggiva dietro vetri deformati un volto, un nome che non c'è più. Tagliava l'orologio della piazza i quarti, i mezzi, l'ora. Scandiva l'orologio della piazza frammenti del mio mondo che fu. Anche Aristide richiama l'amore per il suo paese d'origine, o comunque per i paesi che ha vissuto. Sant'Andrea di Conza, statica nella sua bellezza di antica memoria, fissa nel suo sorriso innaturale, lenta nel sole bianco del maggio ventoso, scendeva brillante e austera la Madonna della Caggia, su in alto al labirinto stradine squassate da un temporeo, silenzio intorno misteriosamente interrotto, nella valle, vanti di canti, dall'alto portato dal vento scende il coro dei morti. E un piccolo riferimento a Castelbaronia. Lo chiama verde antico. Tra tagli di verde più verde, biancor di ciliegio, croceo giallo di campo, pastello di pesco nel solare celeste del cielo, sferzati dal vento argente e ulivi mi parlano di antiche leggende. Per le strade ormai vuote, già vuote, più vuote, si spande l'odore, il sapore di momenti passati, presenti. Beh, che dire, l'Irpinia offre anche queste sconosciute gemme.
Io ho avuto il privilegio e ho il privilegio di conoscere tanti autori, molti di persona e anche offerti alla vostra attenzione.